Dio è intransigente, non vuole condividere la sua presenza con nessun'altra presenza, né nel popolo di Israele, ma neanche nel nostro cuore. Io mi chiedevo se a volte pensiamo che i successi possono bastare, se le cose positive della nostra vita possano allietarci. Ci furono tanti che cercarono Gesù nel tempo del suo ministero terreno solo e puramente per dei bisogni fisici, per ottenere così una guarigione. Era un bisogno, certo, andavano da Gesù, ma tutto finiva lì. Ma cosa sono i successi? Cos'è la guarigione fisica? Cos'è il bene che procede dalla mano di Dio nella sua infinita misericordia, nella sua infinita bontà, se poi manca la presenza di Dio? Se poi Dio non è nel cuore, se poi Dio ha deciso di non essere più in mezzo al suo popolo. La parola di Dio ci raccomanda, fratelli e sorelle, di stare lontani dal peccato. E la parola di Dio ci ricorda che non possiamo condividere nella nostra realtà di vita la comunione con Dio e la comunione con il peccato, la comunione con Dio e la comunione con il diavolo, perché di questo si parla. È necessario fare una scelta ed è necessario che la parola di Dio ci indichi chiaramente qual è la via della santificazione. Ed è questa la via della santificazione, è la presenza di Dio nei nostri cuori, una presenza dolce, meravigliosa, una presenza che quando ci viene a mancare o se verrebbe a mancarci, sarebbe una condizione drammatica e ci troveremmo esattamente come il popolo di Israele. E credo che nessuno di noi voglia o desidera o mai penserebbe una cosa del genere.